presento, io mi chiamo Stefano Spetti e sostituisco, di fatto nel programma c'era individuato Tony Ventre dell'Unione Comune del Bordato Valdisiere, ma anche referente per la solidarietà per la foresta della rete mediterranea delle foreste moderne. Io in realtà sono presidente dell'associazione Foresta Modello delle Montagne Fiorentine e comunque sono inserito nello stesso segretariato. A parte che il mio mestiere, che appunto ora si presenta, richiamava le problematiche legate alle foreste e al legno, io sono un forestale e lavoro nel settore del legno. Sono un ricercatore del CNR. Detto questo, anche tecnico, perché alla fine tutte molte delle problematiche che ha evocato Sergio sono legate effettivamente, almeno in parte, a un problema sia ambientale, ma legato alla gestione delle foreste, cioè il bosco in quanto tale, la foresta in quanto tale, considerando la capacità che ha un bosco, una foresta, di regolare l'ambiente, regolare l'aspetto climatico. Pensate alla fotosintesi clorofilliana, quindi la quantità, la capacità che ha una pianta di magazzinare, di sottrarre l'anidride carbonica dall'aria per poi costruire il suo nutrimento. E la cosa bellissima è che per fare questo poi dopo ritorna e emette nell'ambiente ossigeno. Quindi è una macchina perfetta, quella che tutti noi vorremmo avere. La possibilità non costa nulla. Oltretutto l'energia per far funzionare questa macchina è il sole, perché onestamente non dobbiamo scoprire. Io sono un ricercatore, ma avessi scoperto una cosa del genere sarebbe un premio Nobel. Detto questo, quindi è importante questo. Oltretutto c'è l'aspetto connesso, quindi non solo regolazione del clima, ma un apporto fondamentale è dato dalla materia prima, tra virgolette. Una delle funzioni che ha il bosco è quella della possibilità di produrre legno. Il legno è una cosa fondamentale, oggi si parla tanto di edilizia. Gli aspetti legati al contenimento energetico, casa in legno, strutture in legno. Sergio parlava prima qui a Firenze in Viale Giannotti, la ludoteca che c'è in Viale Giannotti è tutta in legno. E a distanza di anni ormai dalla sua costruzione si può fare il paragone di quanto costava la gestione prima e quanto costa la gestione adesso. È una cosa incredibile, c'è una riduzione del 40% nei consumi energetici per la gestione di questa. Ma questo è solo un esempio, quindi il legno è un materiale fortunatamente innovabile e che sfruttiamolo meglio, sfruttiamo brutto termine, però utilizziamolo. Ma perché questo panegirico? Perché poi si arriva a parlare di questo. L'utilizzo del legno, soprattutto l'utilizzo delle foreste, è un problema. È un problema nel senso, l'uomo ha visto solo questa funzione primaria, quella dell'utilizzo delle foreste per fare legno, quindi avere la possibilità di utilizzarlo, ma anche, tra virgolette, distruggere. Allora, da un punto di vista pratico, negli anni 90 il governo canadese disse: ma cerchiamo di... loro avevano e hanno un problema importante, il Canada per noi è foresta, no? Perfetto, tutto foresta. Se qualcuno si è fatto in Canada dice: ma ci picchia, veramente è enorme la quantità di foreste, è enorme il continente, lo Stato, l'insieme di Stati, ma c'è tantissimo lì. Però c'è tantissima voglia da parte delle, diciamo, imprese in generale di prendere questo legno a discapito fondamentalmente di quelle che
sono le realtà locali. Per quello che è successo in Africa, che tutti voi sapete che, mamma mia, non c'è qua, e gli italiani sono stati veramente, insomma, ci hanno messo di loro, soprattutto in alcune nazioni, per leggi Costa d'Avorio, leggi Cameron, leggi Congo. Ecco, in Canada più o meno sta succedendo la stessa cosa, fin tanto che il governo canadese ha detto: proviamo a vedere di trovare una soluzione per far sì di mettere in sintonia chi di fatto vuole questo legno, ma nel contempo cercare che questa attività non vada da una parte a detrimento dell'intero quantitativo di boschi, foreste e quant'altro. Chiaramente io taglio, quindi riduco la quantità di materiale, la quantità di foreste, ma nel contempo cerco di fare in maniera tale che questo prelievo non vada, o comunque sia, da una parte concordato, da una parte gestito in maniera sostenibile. E questo si può fare. Parlo da forestale. Se uno ha la capacità e la conoscenza, un bosco può essere gestito in termini temporalmente importanti. Cosa che i nostri nonni, apparentemente i nostri nonni, quando facevano parte per dover per riscaldarsi per mangiare, andavano in bosco, facevano le fascine, andavano in quelli del ceduo che è un tipo di bosco fatto apposta per produrre a tempi, come dire, periodicamente simili, al tempo allora si parlava di 15-12 anni, si entrava e si tagliava. Perché? Tagliava perché entravamo in un bosco fatto da delle specie che potevano rigenerarsi, si chiama i polloni, cioè dalla ceppaia tagliata ne riuscivano molti di più di quelli che tu hai tagliato. Da un ceppo, da una ceppaia, ne nascono 5, 6, 7, 8, poi tu li allevi, li scegli e li fai crescere, dopodiché fra 15 anni li ritagli. Il castagno, no? Per noi è una cosa normale. Ma perché lo facevamo? Perché da una parte si impiegava il legno, anche se il castagno bruciare non è che sia la cosa migliore, scoppia. Ma pensate a tutte le palerie, in agricoltura, tutti i castagni durano il tempo, no? Se voi ci mettete un paletto di abete, 2 anni e via, un palo di castagno, sia piccolo che grande, dura 15 anni. Cioè, detto questo, ma semplicemente per dire che si può gestire. Allora, il governo ha detto, cosa si può fare? E nasce questa idea di questa foresta modello. Che cos'è la foresta modello? È un insieme di persone che stanno su quel territorio, spesso e volentieri con interessi contrastanti, che lo parlano nella nostra realtà. Perché è nata la foresta modello d'Italia, fra l'altro qui accanto a Firenze? Perché? Perché se si parla di forestali ce l'hanno con gli agricoltori ce l'hanno con l'allevatore, tutti ce l'hanno con i cacciatori e via parlando, tutti ce l'hanno con qualcuno. Allora, ma ci sarà un modo, un tentativo di costruire, di fare delle attività in cui magari ognuno fa un passetto indietro, ma nell'ambito generale c'è un vantaggio per tutti, punto di domanda. E questo è la finalità di questo. Per cui trovare delle soluzioni, e mi allaccio a quello che diceva Sergio, trovare delle soluzioni, alla fin fine possiamo definirle tecniche, sociali, ma che permettano di dare degli input a chi poi di fatto prendere delle decisioni, fra virgolette, politiche. Cioè, dammoci degli strumenti, perché altrimenti le leggi, o quelle che possiamo definire simili alle leggi, ma se uno non gli dà gli input corretti, su che cosa vengono costruite, su cosa vengono basate? Quindi l'idea era questa, ed è stato investito anche del denaro per spingere le persone a parlarsi, mettersi intorno a dei tavoli, difficilissimo, però
ci si mette lì e si discute. Te, qual è la tua esigenza? Qual è, possiamo trovare un sistema che ci permetta di coesistere, che ci permetta quantomeno di raggiungere, se non al 100%, però comunque cercare di raggiungere una comunione di interessi e di intenti. E quindi questo nasce da questo. E ripeto, una cosa, per esempio, io fino adesso ho parlato di legno, ma la cosa importante è allontanarsi dall'idea di valutare le foreste solo per il loro legname. Perché questa è la... Io sono vissuto... Foresta, legno. No, la foresta vuol dire tante altre, quello che ho detto prima, cioè la regolazione del contesto climatico. È certo. E il fatto della salubrità, il fatto del benessere che uno prova andando a fare la passeggiata nel bosco. Adesso ci sono tantissimi studi che veramente stanno dimostrando che il bosco, ora parlo bosco in generale, poi dipende da piante, da specie legnose, ma emette i famosi VOC. E io li respiro, fanno bene.